Oggi sono qui per raccontarvi una cosa bella ed importante. Grazie all'intervento della Corte Costituzionale è venuto a cadere un divieto che non consentiva alle coppie gravemente infertili di accedere alle tecniche di procreazione grazie alla donazione di gameti. Questo non consentiva loro di diventare genitori, di provare ad avere una gravidanza. Ma chi sono le persone che hanno bisogno di accedere a queste tecniche? Troppo spesso si pensa ai capricci di chi non sa rassegnarsi. Io oggi vi faccio altri esempi. Persone che hanno sconfitto un tumore ma che hanno perso la capacità riproduttiva. Donne affette da menopausa precoce. Donne, giovani donne, affette da endometriosi. Nel nostro paese sono più di 700.000 le donne affette da endometriosi che se operate rischiano di perdere la capacità riproduttiva, la capacità ovarica. Ma voglio pensare anche al futuro. Bambini malati oncologici che oggi combattono e vinceranno la battaglia per la vita, ma che potrebbero perdere la capacità riproduttiva. Con tutte queste persone, con l'associazione Luca Coscioni e con tutte le altre associazioni che si occupano di assistere i pazienti, chiediamo al governo di impegnarsi per una campagna su una corretta informazione, che nel nostro paese è davvero carente, e di promuovere campagne solidali in grado di abbattere quel muro che invece consenta ad un paese generoso come l'Italia di donare la possibilità di una gravidanza, di donare la possibilità di diventare genitori. Sono passati 10 anni dall'applicazione della legge 40 ed oggi via via tutti i divieti stanno cadendo. È tempo di recuperare il tempo perduto, è tempo di impegnarsi. Fatelo, ora, agite.